Degradati i parchi pubblici del comune di Ischia. Siamo ritornati nella Pineta Mirtina col poeta Bruno Mancini, il quale ha affidato ai versi della sua poesia la denuncia sull'abbandono delle pinete. Sollecitati da tantissimi cittadini, residenti e turisti, da anni denunciamo l'assurdo e vergognoso stato di abbandono in cui versano le pinete del comune di Ischia. Parchi pubblici che dovrebbero rappresentare i salotti sempreverdi del centro storico ischitano e che invece sono preda di un degrado assurdo, con erbacce e piante selvatiche che la fanno da padrone, assieme a sporcizia e rifiuti di ogni genere che non vengono rimossi. La pineta degli atleti, quella che dal centro cittadino si estende sino al fondobosco a due passi dallo stadio Enzo Mazzella, e la pineta mirtina che si trova a ridosso del centro storico di Ischia, sono il simbolo per antonomasia del degrado sociale a cui negli ultimi anni ci ha purtroppo abituati l'amministrazione comunale. Guidata da Giosi Ferrandino. Nella pineta degli atleti, detta così perché quotidianamente vi ci si recano al suo interno centinaia di sportivi per allenarsi e fare jogging, le erbacce hanno coperto persino le panchine dove sono soliti accomodarsi i fruitori di questo polmone di verde cittadino. Stessa disastrosa sorte quella che tocca la pineta mirtina, dove anche le oche sono costrette a vivere in un ambiente sporco e maleodorante, e in cui alcune giostrine rotte rappresentano un serio pericolo per i bambini che le utilizzano. Per non parlare poi delle vasche di acqua mirtina, costate un occhio della fronte alla collettività, e che da fonte di acqua diuretica sono state ridotte a fonte di gioia per zanzare insetti vari che al loro interno proliferano e sguazzano felici nell'acqua putrida. Che vergogna! E nel mentre noi lo facciamo attraverso i servizi giornalistici, c'è chi ha deciso di denunciare lo stato di degrado delle pinete ischitane attraverso la poesia. Si tratta di Bruno Mancini, poeta e scrittore isolano, che ha affidato ai suoi versi un malinconico saluto alle pinete che c'erano una volta. C'era una volta ed ora non c'è più è un'espressione di dolore dissimulato. La maniera atavica di considerare una perdita, qualsiasi essa sia, appare un accadimento ineluttabile, una forza del destino, una scelta divina, a seconda delle diverse dottrine alle quali ci si vogliono apportare. C'era una volta ed ora non c'è più è comunque una frase meno spezzante e dolorosa di c'erano una volta ed ora non ci sono più. Meno sotto tutti gli aspetti, quantità, certezze e valori. Non sempre è possibile accertare per singoli eventi quanti siano stati coloro che c'erano. Nel tentativo di identificare chi valga l'affetto che gli dedichiamo e ne sia degno fino al punto da meritare l'inserimento nel nostro personale elenco speciale dei c'erano, abbiamo ricostruito molte difficili certezze. Non sono certo che esista per ogni situazione uno specifico sistema adatto a farne assegnare valori alle univoche diversità, nel caso in cui esse rappresentano i tanti o tante che c'erano, così o come, così, trame il dubbio, sempre lui, o come, da Rivolo a Torrente, il mio segreto a Dio saluta le pinete di Ischia. C'erano. Bruno Mancini ci ha brevemente spiegato in cosa consiste l'attività culturale che la sua associazione porta avanti da qualche anno a questa parte. Un progetto particolarmente interessante, secondo me, di diffusione della poesia, quello che da anni sto portando avanti con la direzione artistica di Roberta Parizza, una valente poetessa del Trentino. Esso consiste nel sistema innovativo di inserimento della pubblicità all'interno di volumi di poesia, cosa che non si era mai fatta prima. Dall'altra parte oggi è la pubblicità quella che determina i nostri bisogni, i nostri consumi, ed è quella che ci consentirà, ci ha consentito anche, di pubblicare alcuni volumi in una tiratura di 5.000 copie. Se pensate che 400 copie in Italia di poesia sono un best seller, ecco che
abbiamo spiegato bene qual è l'impatto che questo progetto può procurare in favore della poesia. Come si chiama questo progetto? Questo progetto si chiama in vari modi, a secondo delle varie fasi in cui è stato elaborato. È nato come La mia isola, poi è diventato Le nostre isole, oggi si chiama Mondi Mancini. In effetti ogni volta ha una sua collocazione specifica e viene in qualche modo presentato con degli sponsor anche a livello nazionale che comunque ci stanno dando dei grossi aiuti, come l'Istituto Agostino Lauro, che è stato lo sponsor dell'ultimo progetto che andremo a presentare da qualche settimana. Ripeto, 5.000 copie di un'antologia è qualcosa di assolutamente innovativo, ma questo riporta anche un grande ritorno alle aziende che in qualche modo sponsorizzano questi progetti, in quanto i soldi spesi per i volantini, per i deprianti, per le brochure vanno distrutti in poco tempo, hanno breve vita, mentre un'antologia poetica non ha tempo, rimane nel tempo e continua a mandare il suo messaggio per anni e anni e anni. Nel mentre Bruno Mancini ci spiegava il suo progetto poetico e culturale, ci ha mostrato un vero e proprio scempio, presente alle mie spalle sulla mia sinistra, due capannoni abbandonati all'interno dei quali c'è di tutto. Nei capannoni che probabilmente un tempo conservavano gli attrezzi da lavoro dei giardinieri di questa pineta, l'aria è praticamente irrespirabile. Oltre a fazzolettini e profilattici, ci sono escrementi umani, riviste pornografiche e rifiuti vari. Il tutto alle spalle e quindi a pochi metri di distanza dal parco giochi quotidianamente frequentato da decine e decine di bambini residenti e turisti. Quello che ci chiediamo è questo: ma com'è possibile tollerare uno scempio ambientale e sanitario del genere in una pineta pubblica proprio nell'area frequentata dai bambini? Dove sono l'ASL e le altre istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitaria del nostro territorio? C'è qualcuno che si rende conto della gravità di quello che è presente all'interno di questa pineta? C'è qualcuno che capisca che questo scempio vada immediatamente rimosso? Ma la cosa che fa assumere alla vicenda contorni a dir poco sconcertanti è il fatto che questa autentica vergogna sociale è stata più volte denunciata dallo stesso Mancini, ma inutilmente purtroppo. Dando il giro per Ischia attraverso quelle che sono le mie emozioni, ecco che a volte vengo in contatto di situazioni come queste, che sono un degrado, uno scempio, inconcepibile per una località turistica come la nostra, e lo sono tanto più in quanto sono state più volte denunciate. Io personalmente mi sono messo in mostra, ho scritto, ho prodotto fotografie sull'organo di stampa, sulla televisione, ma le cose stanno ancora a questo punto, non cambierò mai. E pensare che si trova a due passi dal parco giochi. Si trova a due passi dal parco giochi dove i bambini vanno a giocare a nascondino, tra le cacche, i preservativi, i giornali pornografici, è tutto quelle schifezze che stanno dicendo che non si possono neanche elencare. Ci sarà pure qualcuno che è responsabile di queste cose, sarà qualcuno che ci dovrà dare conto, a noi cittadini, dire i nostri soldi perché non sono stati spesi per sistemare una... Come lo posso chiamare? Lo scempio, la fortuna, la schifezza, qualcosa di ignobile. Non ci sarà mai nessuno, certamente, perché la politica è quella che riesce a coprire tutto, a mandare tutto e far diventare tutti bravi, buoni e responsabili. In chiusura di questo servizio giornalistico non ci resta altro da fare che denunciare con forza questo ennesimo scempio presente in Pineta, di denunciarlo pubblicamente all'ASL e all'amministrazione comunale di Ischia, in modo particolare al sindaco Giosi Ferrandino, che nel territorio rappresenta la massima autorità sanitaria. Si intervenga immediatamente per eliminare questo scempio e questo pericolo igienico-sanitario per tutti i fruitori della pineta, e in modo particolare per i bambini che qui vi si recano a giocare quotidianamente. Thank you.
perché sigli montare con me su rock and roll del sesso, ma gli rimando le disse son 50, 50. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di gazzella, Gilda, 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 fumando all'angolo del La pausa, semibiscroma mai accentata nello spazio del suono determinato, il do di petto, messo al sicuro tra circonflessi accenti in chiave di violino. Attende il dominante quinto grado della scala pitotonica sotto un signum congruenze e il grande accordo per chiudere in diastematica altezza la sinfonia composta tra una vecchia e un'onda. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di gazzella, Gilda, 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 fumando all'angolo del cuore. Siamo qui con Katia Massaro, fondatrice e presidente per 10 anni dell'associazione Delphis, da quest'anno presidente onorario dell'Oceano Mare Delphis Onlus. E in occasione della presentazione della quarta antologia Ischia, Mare e Poesia, elaborata nell'ambito del progetto La Nostra Isola, Katia si è prestata gentilmente a fare da lettrice per le nostre poesie. E quindi le chiedo di dire due parole su questa manifestazione e anche poi sui suoi interessi e impegni per l'ambiente. Beh, per me è stato un grande onore poter recitare le poesie di questa antologia, anche molto emozionante, devo dire, soprattutto quelle di Bruno. Siamo stati compagni di scuola, per cui ci lega un affetto, meglio non dire da quanti anni. Per quanto riguarda l'associazione, noi da quest'anno siamo diventati Onlus, che ci siamo gemellati con Oceano Mare. Abbiamo adesso 3 sedi, una a Rimini, una a Roma e poi rimane quella di Ischia, di cui mi continuo ad occupare io come presidente onorario. Bontà loro, mi hanno voluto eleggere presidente onorario. Cosa dire? Noi combattiamo da sempre per la salvaguardia della natura e dei suoi abitanti. Noi a Ischia abbiamo 7 specie di cetacei che non tutti conoscono e quindi bisogna fare molta attenzione, far conoscere soprattutto ai giovani l'importanza di questo patrimonio che va preservato per le future generazioni. Noi facciamo del nostro meglio, difatti ogni anno facciamo una campagna contro l'inquinamento distribuendo borse ecologiche sulle barche, nei porti, anche con l'aiuto delle autorità qualche volta. E cosa dire? Noi ci proviamo. Così come voi provate a far conoscere la vostra poesia, la vostra bellissima poesia. Io credo quindi che cultura e ambiente possano certamente andare a braccetto per fare qualcosa di buono e di utile. Senz'altro, sono d'accordo, è così. Bisogna fare di tutto per portare un po' di cultura su quest'isola che ultimamente non è morta, bisogna dirlo. Grazie quindi a Katia Massaro. Ma dove sei, sgualdrinella regina delle mie perverse attese? Il 1740 presenta solo puli sconosciuti. Il 1470 presenta solo puli conosciuti. Ti cerco, ti aspetto, ti sfido. Occupami mente e passioni. Pago pegno. Lunghe adesso l'onda che bagna i miei piedi nel mese di marzo e mischia le alghe ai ciottoli, i ciottoli ai sassi, i sassi ai granelli di sabbia, le sabbie alle alghe, la mia vita alla sua. Quando sarà assente dai miei sogni sarà perché, lo dico, sarà perché non voglio dirlo.
sarà perché... perché la nave cargo di indecenti trasgressioni svanì nel nulla, è silenziosa e... è colma di noia. Allora, io mi chiamo Marina Legnano. Sì. Tu sei il maestro Mario Mirelli. Sì. Mi racconti ciò che sei un musicologo, un compositore, mi interesso soprattutto della cultura. Della cultura napoletana e la cosa che delle prime di Planella, del Seicento, delle prime. Assolutamente. Cioè, non basiamoci. Fammi dire un'altra parola e poi ti lascio parlare. No, volevo dire, ho letto e mi fa molto piacere che partecipi insieme, hai partecipato e partecipi forse tuttora insieme a Claudio Cull per i progetti riguardo all'aiuto ai bambini carenti africani e dell'est. E io ti ammiro moltissimo per questo. Il 22, 27, 28 di aprile a Roma. Proprio dalle sue nostre con Claudia Roma. Abbiamo una serata di musica di andare in barriera. E tutti ricavavano una beneficenza. Allora, io il progetto che finalmente desidero, lo ripeto anche a Fortuna Magina, è questo. Dico, per questa estate, è venuto lo so, siccome tradotto in tedesco le canzoni classiche napoletane, io desidero fare uno spettacolo completo, quello della violista, la cantante, ma con un gruppo proprio di 5-6 elementi ed espletare questi concerti, magari una cena spettacolo, per allietare i turisti. Ho bisogno dell'appoggio di Bruno nel suo piccolo cosa. Facciamo arte e solidarietà. E proporre una canzone classica napoletana, però che si spazia dei suoni scheri, che non sia sempre un barbarino, un queste vitanelle bellissime, come non nero, la nuova sigla, quello che non riconosce, sono bellissime. E questo, vedete che questo progetto lo sta dando in porto, si possa pubblicizzare la cosa. Speriamo che quest'estate. La dominante sfera assurge a blocco nell'onda di un equilibrio assoluto. Bigotti e moralisti fuori dall'uscio. Quando un Ignazio sarà per me la bambola gonfiabile senza tracce nel tempo, brullata e scomposta. Assonnati e stupidi a letto presto, nei giorni di costumi sbrindellati, spappolati a pezzi tra i resti dei fiumi di fumo e dei sapori della sua carnalità. Che importa se il donno debba pentirsi del suo ardire? Il sesso non è gioco. Buonasera, qui dall'Albergo Marco Verde abbiamo il maestro Antonio Di Manta che è il tastierista di... spieghi, maestro, qual è la sua... Vabbè, io ho avuto sempre la passione di fare musica, diciamo, più di tutto come cantante, sono da bambino da 13 anni. Ho avuto sempre questa passione, quindi sono più di 40 anni che seguo sempre questo mio hobby. Io l'ho fatto sempre come hobby, che ho lavorato nella mia vita. E qui a Parco Verde sono da circa 2 anni e sono sempre regolarmente una volta alla settimana oppure 2 volte, no? Diciamo prima della fine dell'anno si sono accumulato un po' di più da Natale che sto suonando quasi tutte le sere. Come è nata questa passione? Allora, questa passione è nata, io a 12 anni facevo la quinta elementare, andavo di mattina a scuola e il pomeriggio andavo al mastro, noi in Puglia diciamo mastro, sarebbe il falegname, andavo a imparare il mestiere, no? Allora, da questo mastro, che era una persona anziana, suonavo la chitarra. Strambellato su una panca lisa e mi viene già questa passione, diciamo, questo suono della chitarra. A casa c'aveva una chitarra abbandonata che mio padre aveva portato a mio fratello e non è stato mai suonato. Allora poi la mia passione di cantare più di tutto è nato con quella canzone di, non so come si chiama Umberto Tozzi, il fratello di Umberto Tozzi, no, il fratello si chiama
Marco Tozzi, con la canzone I tuoi occhi verdi. Quindi hai iniziato con la chitarra, sì, sì, con la chitarra, diciamo, come io poi dal nostro bambino, diciamo, per quell'epoca che ci intonavamo tutti quanti, chi sono chi, chi sta parlando, sono gli sgabelli, chi sono il mandolino, chi sono quella sardina, e lì poi imparato qualcosa, però il canto per me è stata una cosa bella, perché poi questo master qua, questo mi faceva la seconda voce, a me poi mi è entrata nell'orecchio, quindi so fare anche bene la seconda voce quando c'è bisogno. Ho lavorato anche negli studi con degli amici, fare seconda voce, oppure fare una voce un po' strana, tipo tenore, queste cose qua, insomma. Quindi la passione per me, insomma, basta, ecco. La musica è tutto per me, la musica, io vivo per lei, infatti ho cantato pure quella canzone di Andrea Focelli, io per lei. Quali sono i brani più richiesti dalla gente? I brani più richiesti qui attualmente sono, diciamo che vengono i gruppi di anziani che vogliono parlare in liscio. In liscio è, si sa, valzer, tango, una rumba, una samba. Perché il ballo con le canzoni? Qual è la canzone che più spesso sento la richiesta? Quindi. Vabbè, ultimamente me l'ho richiesto spesso Caruso, oppure solo mio, diciamo, classico. Ci sono i classici, diciamo, un po' il classico napoletano, un po' Caruso che sta sorriso. Io vabbè, come un soldato innamorato. Naturalmente. Li sfidi pure un pochettino a cantare, sono contento, no? Vita, vita. Certo, certo. Invece per quanto riguarda il suo genere preferito, cosa amo di più cantare? Io amo il rock jazz, amo molte le canzoni sentimentali come tipo di Renato Zero, il mio amico, diciamo. Ne potrei cantare almeno una ventina una sera, però non voglio scocciare la gente, perché poi ci sono canzoni un po' romantici, canzoni un po' che a fin di conto non si può ballare nemmeno, no? Allora cerco di evitare, però è stato quello, diciamo, sono i miei cantanti come Gianni Morandi, per me perché no, insomma abbastanza avanti. Insomma, personalmente c'è che il rock jazz, che poi se dico un paio di nomi nessuno li conosce, come Mezzoforte, come Lenny Fabitù. Vabbè, comunque meno male che abbiamo persone come voi che ci possono ispirare facendole sentire, insomma. Ci possono aiutare a conoscere. Grande circonflessa. Nessuna notte è uguale all'altra in questa orgia sfrenata di antilucane e baccanti. Andiamo a cena fuori? Non so. Perché? Andiamo a cena fuori? Perché? Non so. Andiamo a cena fuori? Oh sì. Ma quando? Dove? Le ubriacanti calunnie, le condivise perversioni, nani eccessivi, giganti immondi. Dove? L'amore che non si riconosce. Senza sconti, salta più in alto nelle sollazzo futile sconnesso del suo assurdo candore esasperato. Quasi mi tema, ora non scorre il suo gioire come fra sensi percettivi e solide allusioni in una incerta scelta. Vestiboli, postriboli, distratta dal lento avvolgere nebbia impalpabile sulla mia statua di marmo, e non scodinzola al trillo del telefono, dove io le chiedo una risata franca, la grande circonflessa. Buonasera a tutti, sono molto felice di presentare Giulia Mazzolera. Buonasera. Ciao Giulia. Ciao. Ascolta, vorresti parlarci un po' di te? Sì, io sono Giulia, ho 25 anni, sono una pianista, vengo da Treviso, una città del nord Italia, vicino a Venezia. Sono anche iscritta all'università, studio filosofia, mi devo laureare a breve. E niente, nella vita mi occupo molto anche dell'accompagnamento di strumentisti, specialmente di cantanti, e quindi sono qui ora per questo progetto assieme al contratto Salvatore Casavigni. Ascolta, quando è che hai cominciato a sentire quest'amore per la musica? Allora, ho cominciato molto piccola, verso i 6 anni, a suonare il pianoforte, perché mia perché madre... Perché il piano?
Non lo so, perché mia madre ci teneva molto che io, oltre allo studio, una scuola e così avessi anche questa passione per la musica. È stata lei non è musicista, però mi ha sempre trasmesso questa passione per l'arte, soprattutto lei ama molto l'arte, ma anche per la musica. E diciamo che questa passione mi ha accompagnato per tutti gli anni della mia infanzia e della mia adolescenza. E ho deciso però un po' più tardi di farne la mia vita, di farne una professione. Ho deciso quando ho finito il liceo che sarebbe stata la mia strada. Più o meno quante ore al giorno ti eserciti? Oh, dipende dagli impegni, dipende un po'. Comunque i giorni in cui si deve studiare molto, perché bisogna preparare i concerti, ci sono nuovi programmi da montare, anche 8 ore. Quali sono i tuoi autori preferiti, quelli che ami di più suonare? Mi piacciono molto gli autori romantici in generale. Se parliamo del repertorio pianistico, mi piace moltissimo Brahms. Credo forse sia lui l'autore che mi prende di più. Anche mi piace molto Chopin. In generale gli autori romantici li sento molto vicini a me, però mi piace molto anche l'opera. Diciamo il melodramma in generale, ma anche Mozart mi piace moltissimo, mi diverte. È sempre un piacere comunque ascoltare tutti i tipi di musica che ci sono. Cosa provi quando suoni? Oh, questo dipende, varia molto di volta in volta. Faccio un po' una gamma di emozioni. Sì, diciamo che la musica accompagna sempre tutte le emozioni e le sensazioni della mia vita, quindi quello che provo nella vita di solito lo metto dentro anche nella musica. Se sono molto felice, probabilmente si sente anche dal modo di suonare, metto gioia. Se sono più malinconica, anche questa sensazione la trovo poi nella musica, perché di fatto nella musica c'è tutto. Comunque è sempre una grande emozione suonare, confrontarsi con queste pagine di grandi autori, insomma, che hanno scritto anche loro nella musica le loro emozioni e quello che sentivano. Cosa vorresti trasmettere a coloro i quali ti ascoltano? A tuo pubblico? Penso che la risposta sia: vorrei trasmettere un po' di me stessa. Forse così va il mondo. Intriso di cellule gliali e neutri neutroni, dove la carne è macroscopica, voluminosa, flaccida, propagine, di antestetica fattura. Nessuno si guarda in uno specchio altrui trascorsa l'età della follia. I never stop myself. E ora so che ho tante, e molto più di tante, tante storie da raccontare. Di Giulia o di Francesca, immune dalla matta gelosia. Stanotte la mia ventenne nel letto accanto abbraccia l'amico gay. Intanto, smanioso delirio, io tento, io sogno, il mio sigillo è intriso nella gnocca insoddisfatta di un'attrice gentile. E già l'oblio d'avere il doppio dei suoi anni mi spinse in pista sulla sbarra del trapezio. Nessuno si discolpa senza accusa, e io per primo. Ok. Buongiorno, io sono Janisbeek Evelyn, vengo da Austria, di Laco, vicino della confine Italia e Austria, e vicino da Tarvisio, sono 20 km dopo da Tarvisio. Adesso sono qua, su una bella isola, in questa bellissima sala nelle terme comunali a Ischia Porto, con alcune delle mie opere. Sono molto contenta che io sono qua, perché mi piace questa stanza. Il quadro si chiama Giorno e Notte, è fatto con camice, legno. Le camicie sono della una casa vecchia, prima di guerra. Io ho ricevuto del mio sindaco per fare queste opere. E ho lasciato tutto originali, che sono molto vecchio, dell'anno 30. Io penso che vecchio anche le stelle, che sono qua con queste finestre. Ho fatto anche altre, questa si chiama Primavera, con molto colorato, con un po' su e anche con un po' di sabbia. Anche lasciato in originale.